Umberto Orsini, Giovanna Marini. Diciamo abituale quasi ad ogni stagione, gli spettacoli di Orsini sono in cartellone del nostro Teatro Stabile, questa volta uno spettacolo atipico, diciamo, la ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde, che ha debuttato ieri sera qua al Teatro Gobetti, con Umberto Orsini, Giovanna Marini, a presentarli e a discuterne, ad approfondire in questo appuntamento di retroscena organizzato dallo Stabile con l'Università, il professor Franco Perrelli. A lui cedo la parola. Grazie. Che dire? Cioè, perché il teatro ha tante definizioni, si parla di teatro di narrazione, teatro povero, tantissime. Come definire quello che ho visto ieri sera? Teatro severo, teatro rigoroso, teatro magistrale? Come definirlo? È molto, è uno spettacolo spiazzante per chi cerca una banale evasione, perché ci porta dentro un modo di fare teatro, innanzitutto diverso, è veramente una ballata. È una ballata perché c'è un'integrazione perfetta, mi sembra, tra l'elemento musicale, e non è un elemento musicale scontato, banale, ma al di là adesso dell'arte della Marini, è qualcosa che si vede che è maturato profondamente nell'età proprio, è il magistero che viene fuori e quell'essenzialità che diventa vita. E quando il teatro comincia un po' a perdere tutti quegli elementi di definizione, quando è presenza, quando è appunto approccio esistenziale alla materia che ha costituito la nostra arte per tutta la vita, e diventa un'esperienza veramente molto forte e straordinaria. Ed è qualcosa che danno soltanto gli artisti che sono arrivati a un certo livello di maturazione, un certo livello di approfondimento. Voi non capite più dove c'è la tecnica e dove c'è appunto una sorta di vestire l'arte. Ecco, ieri sera l'impressione era questa. L'insieme della musica andava poi a compenetrarsi con quella che potremmo chiamare recitazione, ma la recitazione anche questa, anche lì era un altro livello di magistero, anche lì era un livello profondo di compenetrazione esistenziale nella parola teatrale. Ma anche qui era solo parola, e qui entriamo nel campo di quello che veniva letto, la ballata del carcere di Reading. Guardate, possiamo leggerla in chiave sociale, è la chiave più facile. Un grande scrittore finisce in carcere con un'accusa di omosessualità che oggi non manderebbe in carcere nessuno, per fortuna. E su Oscar Wilde ci sarebbe molto da dire, perché lui poteva scansare quella condanna, diciamo la verità, poteva anche fuggire, poteva anche evitare di denunciare il padre della persona con cui lui aveva rapporti omosessuali e quindi evitare il processo e tutto il resto. Diciamo che è stata una catastrofe che Oscar Wilde si è tirata addosso, diciamo la verità. Però potremmo interpretare quindi quello che abbiamo visto come una denuncia della intolleranza, potremmo anche ragionare sopra sulla crudeltà del carcere. Tenete presente che all'epoca il carcere aveva nelle stesse celle i minori
e i carcerati, cioè era un carcere particolarmente, se il carcere triste era un carcere particolarmente triste e particolarmente ingiusto. Oscar Wilde ricorda questo durante le De Profundis. Possiamo anche fare un discorso sul femminicidio. Gran parte della ballata gira attorno a una figura di condannato a morte che ha ucciso la cosa, ma in questa cosa io non credo che ci sia una reificazione, ma c'è una carnalità, una materialità che amava di più. E potremmo fare anche una serie di discorsi, quindi, che vanno sulla tolleranza, vanno sulla durezza della carcerazione e la necessità di un carcere che redime, potremmo andare sul discorso del femminicidio, però probabilmente ieri sera mi è sembrato di notare un salto superiore rispetto a questi, che sono problemi seri, problemi importanti. Ma come ho avuto l'impressione dalla recitazione, dalla ballata, dalla composizione del vostro lavoro, che Oscar Wilde ci abbia voluto comunicare una sorta di immoralità della vita, ma immoralità in un senso morale, cioè la percezione che la vita non ha regole, ha dei limiti, così diceva Camus, ma non ha regole, e che le esperienze degli uomini possono essere estreme e che tutti noi dobbiamo avere la forza di confrontarci e di misurarci con delle esperienze estreme e che nessuna giustizia umana almeno può mai essere giusta. Tant'è vero che all'estremo del discorso appare questa figura di Cristo, che non è una figura propriamente pia, propriamente religiosa, ma è la figura del limite proprio dell'esperienza umana, ed è quando l'esperienza umana nel dolore, nel peccato, nel delitto si rompe tutti gli equilibri, e alla fine viene fuori soltanto questa immagine, che poi è l'immagine della possibilità di trascendere qualsiasi sventura umana in qualcosa di spirituale. E questo è l'immoralità della vita, cioè nella vita tutto è veramente possibile, però tutto può essere trasceso. E ieri sera questo veniva fuori nelle forme di uno spettacolo severissimo, pieno di pudore, ricco anche di umori popolari, in certi momenti sembrava di trovarsi in un pub di Reading, probabilmente, e in un'atmosfera che attingeva anche qualche, mi è sembrato in qualche momento, qualche forma di religiosità anche latina, anche più mediterranea, e che ci portava dentro questo mondo che diventava un mondo estremamente sfaccettato, un cosmo, e tutto quanto era sostenuto da questa arte che è arrivato a livello del magistero, della musica e in quella che si chiama recitazione, che non era neanche più recitazione, diventava appunto qualche cosa che era esperienza, esperienza di vita, esperienza di presenza. Quando l'attore è solo presenza, neanche finge più, è lì, e noi siamo lì con lui. Grazie. Che dire, grazie. Beh, io ho voluto portare questo spettacolo a Torino perché soprattutto volevo che il pubblico che abitualmente va a teatro a Torino, che mi conosce da molto tempo, dai miei inizi si può dire, anche, anzi dai miei inizi proprio, ebbi qui una specie di consacrazione proprio dal critico della stampa, allora, che era una specie di dibattito del teatro italiano, e che alla fine del mio primo spettacolo a Torino, che era con la compagnia dei giovani La fiaccola sotto il moggio, di D'Annunzio, che allora si leggeva la stampa, era bellissimo perché si andava, allora si poteva ancora andare al cambio dopo lo spettacolo, noi attori andavamo lì accanto al Carignano al cambio, la compagnia dei giovani. Non so come facevamo, prendevo 8.000 lire, non so. Evidentemente costava molto bene. Oppure io facevo il passo più lungo della gamba, ma comunque, insomma, stavo con gli altri, che erano poi De Lullo, Falk, Valli, Albani,
tutti nomi mitici per me e forse per qualcuno di voi, e venne fuori la stampa che arrivava l'una di notte, arrivava al ristorante, un po' come a New York quando tutti stanno da Sardis, si favoleggia che stanno da Sardis dopo uno spettacolo, aspettano tutta la critica, e quindi la critica arrivava veramente calda, perché il critico andava a casa, scriveva, stampava e poi quindi leggevo, e ho visto per la prima volta stampato il mio nome con una promessa che era che di questo nome avremmo sentito ancora parlare molto. E quindi sono qui dopo circa 60 anni. Ed era firmato da Francesco Bernardelli. Bernardelli ed era un critico, insomma, tra i più importanti d'Italia, che diceva molto per Torino. E da allora poi sono sempre tornato, ho fatto spettacoli qui memorabili per me, perlomeno, come L'Uomo Difficile, Fabulazione, Besucher, insieme a Ronconi, e poi tutti gli altri spettacoli che ho fatto, che ho sempre portato. Ma mi volevo però, veramente, impossessandomi di questo spettacolo che era stato originariamente fatto ad Asti da Elio De Capitani, poi Elio De Capitani in realtà poi c'è entrato poco poi nel seguito dello spettacolo, se non nella scrittura che abbiamo tradotto insieme, la ballata, volevo portare Giovanna Marini in teatro, e per questo che ho chiesto al direttore Fonsatti di venire qui con la ballata, che io trovo uno spettacolo molto semplice, proprio che dichiara assolutamente quello che è, la sua semplicità, e come ha detto giustamente è veramente una cosa che ci coinvolge anche emotivamente tutte le sere, sentiamo una grande presenza del pubblico, una grande attenzione che ci dà una grande responsabilità. E ci pone anche dei problemi, a me pone un problema di recitare non recitando, e citando invece che recitando, citando le parole di Oscar Wilde, senza sovrappormi molto, senza cercare di diventare Oscar Wilde, ma appunto leggendo, anche se so il testo a memoria quasi completamente, insomma, però metto l'occhio spesso sulla pagina, perché in realtà tutte le sere quella grafica in qualche modo mi dà qualche volta un'intonazione diversa, e qualche volta anch'io scopro delle sere delle cose che magari le sere prima non avevo capito nel senso teatrale proprio. Perché capire è facile, ma restituire è più difficile. Tante volte uno capisce, ma tiene per sé la comprensione del testo e non la sa comunicare. E invece il compito dell'attore è in genere comunicare proprio. La parte che mi riguarda, ma soprattutto vi dico come è nato questo spettacolo, poi Giovanna ve lo potrà dire meglio di me dal suo punto di vista, ma è nato dal desiderio di fare una cosa che non ci aveva mai pensato nessuno, si chiama La ballata del carcere di Rating, e quindi avendo vicino a me per caso in un altro spettacolo che era Urlo di Pippo Del Bono, dove dicevo due o tre pezzettini di questa ballata, mi è venuto in mente proprio insieme a Giovanna di dire: ma perché non ne facciamo uno spettacolo in cui tu canti, componi una ballata su alcuni pezzi e io ti seguo, ti precedo, non lo so come lo faremo, ma in qualche modo insomma do una voce diciamo non cantata a questi versi. E lì nacque questo spettacolo non è il solito spettacolo della voce recitante accompagnata da qualcuno che suona, questo non lo è. Questo in realtà io sapevo che cosa non volevo, ed era proprio questo che non volevo, che fosse una voce recitante e poi un accompagnamento. No, invece in questo caso mi sembra che ci sia una cosa abbastanza magica e che è anche molto
corrisponde molto a Oscar Wilde, questa doppia voce, quella maschile e femminile, che probabilmente due anime che stavano nell'essere Oscar Wilde. E noi in realtà siamo riusciti con queste due voci, una maschile e una femminile, a fare un corpo solo. Io non credo, l'ho detto anche in alcune interviste che ho fatto in questi giorni, non credo lo potrebbero fare meglio di noi altri attori, altri cantanti, ma credo che sia abbastanza unico il fatto che due persone di una certa età e di una certa, permettetemi di dirlo, di una certa autorità, non dico morale, ma insomma autorità, delle persone che sono state, hanno passato tanti anni di questi ultimi anni della nostra storia, chi schierati, ma comunque con, o non schierati, ma comunque con un ideale ben preciso che si vede, si legge sulle nostre facce in qualche modo, e questa è una specie di, come dire, insomma noi siamo due grandi vecchi. E, scusami, ma vitali, e quindi con la voglia ancora di essere su un palcoscenico e di dare delle sensazioni, e credo che il segreto di tutto sia in questo, proprio la nostra presenza, e lo vedo, ieri sera Gobetti in realtà non c'era quel tipo di distanza, vicinanza che in genere c'è in altri teatri dove abbiamo fatto, dove all'India di Roma, oppure l'altro giorno alle Passioni di Modena, dove il pubblico è molto vicino, il pubblico praticamente ci vede, scruta le nostre rughe, i nostri sudori, i nostri tremori, le nostre paure di dir bene o dir male, di ricordarsi o non ricordarsi, e tutto questo rende tutto molto umano, mentre invece a Gobetti tutto un po' più lontano e quindi fatalmente leggermente freddo. Questo è uno spettacolo invece che deve tirare dentro la gente deve stare proprio seduta accanto a noi. Mi piacerebbe che fosse seduta per terra lì vicino e raccontargliela proprio come la racconto adesso a voi, proprio questa sarebbe la dimensione giusta di questo spettacolo, proprio un grande contatto fisico, perché non c'è artificio, c'è soltanto compenetrazione proprio tra il sentire nostro e il sentire vostro, che diventa molto importante, molto fondamentale in questo spettacolo. Ecco, questo perché l'ho voluto portare qui, come vorrei finché viviamo. L'altro giorno ho detto, questo è uno spettacolo che noi possiamo fare anche in carrozzella un giorno, spero di no, spero che questo non succeda, ma comunque è uno spettacolo che possiamo portare avanti tranquillamente, la nostra età non fa che aumentare il pregio dello spettacolo, anzi direi che è proprio questo l'essenza proprio della magia che tante volte avviene tra noi lo spettatore, proprio il fatto che ci siamo, ormai ci siamo impossessati di queste parole, di queste ballate, di questo misto, e l'abbiamo anche migliorato, nel senso che una volta lo raccontavamo al pubblico, adesso invece ce lo raccontiamo, io e Giovanna ce lo raccontiamo, ce lo diciamo, lei me lo dice attraverso la musica, attraverso l'inglese, io attraverso l'italiano, che a volte precede, a volte segue quello che lei canta, come versi, e questo raccontarci questa cosa è come stare davanti a un caminetto proprio, come una volta, come una birreria, come ha detto lei giustamente, proprio per raccontarci una storia che vale la pena di essere raccontata. Ecco. Vedo, signore, io non osavo, ma l'ha fatto lei e quindi io la seguo, ma il problema che mi sono posto ieri era proprio questo, e che è un problema che io penso che tutti gli attori hanno: come invecchia un artista, come invecchia un attore. Allora, uno potrebbe dire molto semplicemente, invecchiando c'è un handicap per l'attore, per l'artista, e invece cade una maschera. Invece, in questo caso, mi sembra evidentissimo, in ambedue le prestazioni, il modo di porsi sulla scena, l'attore da vecchio è più vero, è più intenso, è più straordinario, è un vantaggio.
Io non osavo tirare in ballo il discorso della vecchiaia, perché normalmente gli artisti sono molto egocentrici, non amano ricordare queste cose. L'ha fatto lei. L'ha fatto lei, la ringrazio, ma il problema è proprio questo. Lo spettacolo mostra che l'attore anziano o vecchio è più giovane. Grazie. Allora, Giovanna, io parliamo un attimo della ballata da un punto di vista musicale, proprio come ti è nata, come... Sì, stavo pensando che cosa potevo dire, perché avete detto tutto quello che c'era da dire. Dobbiamo stare ancora mezz'ora, per cui qualcosa diremo. Dunque, io sono stata tirata dentro questa cosa da... Microfono. Scusa. Più vicino? Sì. Sono stata tirata dentro questa cosa da Valenti e da Orsini, perché siamo capitati insieme nello spettacolo di Pippo. E lì era molto divertente, ma noi eravamo come due estranei un pochetto. Questo forse ci ha avvicinato, perché noi eravamo lì a osservare. Io mi ricordo una sera, tu stavi pazientemente seduto e avevo capito che eri una persona puntuale. E stavi seduto e a Avignone c'era lo spettacolo, doveva andare in scena alle 9 perché poi c'è il pullman alle 11 che porta tutti gli spettatori indietro, lì alle CAV, ti ricordi? Non c'è altro modo per tornare a Avignone. E quindi il pubblico diventava un po' irascibile perché non si cominciava. E noi ci guardavamo e a un certo punto tu hai detto, beh, li vado a cercare. Era passato troppo tempo, noi 9:30 passate, tu hai detto, li vado a cercare. Poi sei tornato ridendo e hai detto, stanno pregando, te lo ricordi questo? Come no, stavano facendo, erano tutti buddisti per cui stavano facendo loro po'. A me questa cosa, ma non solo mi ha divertito molto, ma mi ha fatto capire il carattere di quest'uomo, perché di solito un artista, un attore, non tollera una cosa del genere, ma proprio non la tollera, invece... È il tranquillo, non solo, poi mi hai raccontato che sei andato con tutta la truppa in un aereo che doveva essere poco probabile, quell'aereo, tutti pigiati dentro, con i sedili, e tutti pigiati dentro alle isole della Riunione, che io non ci sarei andata mai. Infatti mi hai detto che l'hai trovata pure un po' squallida, che è verissimo. Infatti, hai fatto un viaggio lunghissimo perché per conoscerli, per conoscere loro, per parlare con loro. Quindi ho pensato, accidenti, ma com'è serio? Ma come fa le cose? Un viaggio, questo stare lì alla Riunione, che è un sacrificio, vi assicuro. Me lo dicono tutti i francesi, avvertendomi per carità non andare alla Riunione. E io che sognavo di andarci in vacanza. No, mai. No, è una cosa. Per carità. Vabbè. E quindi... mi ha interessato e ho visto che la nostra conoscenza, perché sembravamo due persone veramente molto lontane, e la nostra conoscenza è andata crescendo dentro lo spettacolo, proprio dentro lo spettacolo. Alla fine ci confrontavamo i pensieri. Io ricordo che non so perché all'inizio c'erano Umberto e De Capitani, il regista, molto eccitati, giustamente eccitati dalle parole della traduzione. E a me, non so perché, venivano degli sbadigli immensi, non so se lo ricordo, continui, e non capivo perché. Io cercavo di non sbadigliare, era bruttissimo che io sbadigliassi, e continuavo a sbadigliare sempre più nervosamente, e non ho mai capito perché, ma mi ricordo che c'era questo mio problema degli sbadigli, e che continuavo a avere questi sbadigli. E poi ho pensato, ma erano sbadigli di paura, perché... Non sapevo come inserirmi in questa loro passione per quel testo, che ancora non avevo capito. Quando poi l'ho letto bene in inglese, allora mi è partito una cosa d'amore verso questo testo, come mi è partita per il friulano di Pasolini. Dell'italiano di Pasolini non mi era partito niente, col friulano di Pasolini ho voluto conoscere Pasolini, fare tutto. Perché le parole sono importantissime e quelle parole inglesi mi hanno fatto molta impressione, mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato a parte tutto anche molto musicale, quindi adatto. E allora questo
è stato, infatti ti dicevo, no, prova a metterla in inglese perché in italiano non ci riuscivo, e poi ti cantavo qualche pezzetto, sempre lì nel camerino, nel camerino dello spettacolo di Pippo, intanto Pippo recitava e noi stavamo. E quindi la musica è venuta, dunque io sono una musicista, però cantando solo per mio piacere, non sono affatto una cantante, quello è proprio un errore, non ho mai studiato canto e non canto, però parlo intonato. E ho trasferito questo mio parlare intonato con le mie tre quartettiste, che invece cantano veramente, e io scrivevo partiture per loro e le cantavamo tutte e quattro insieme, ma io ero lì più che altro come diapason, perché perlomeno quello potevo dare le note giuste, quando mi piace moltissimo che la nota non abbia confini. E quindi dicevo alle signore, non preoccupatevi, se loro mi guardavano dicendo stiamo calando, ma non importa, dove sta scritto che quella nota deve essere così? E quindi ci divertivamo moltissimo in scena, però io rialzavo e allora loro erano più contente, anche perché il calare fa andare via la voce, quindi è meglio tenersi più o meno sulla nota. Però era tutto un esercizio di divertimento. Trasferirsi sul teatro è stato molto interessante per me, ma completamente nuovo, quindi ci ho messo tempo, è un po' così, sì, mi pare. Ci ho messo, sai perché, quello che tuttora ancora non so fare è ripetere ogni sera la stessa cosa. Certo. Quello è terribile. Ho scoperto che tu adesso hai ripetuto per 200? 215 recite. Il prezzo. Non è possibile. Ripetere per 215 volte una cosa. Che è l'ultimo spettacolo, sì, che abbiamo ospitato al Carignano. Che tecnica ci vuole, non so come fa un attore. Non so, è un esercizio... è il mestiere dell'attore, quello di ripetere la sera dopo quello che hai fatto la sera prima, o anche magari dopo anni, perché questo spettacolo l'abbiamo fatto nel 2004, credo. Sì, quindi sono 13 anni, che di volta in volta, lasciamo un po' la pausa di 2 anni magari, lo riprendiamo e lo cambiamo anche delle posizioni, in qualche modo adesso l'abbiamo quasi, ora stiamo fermi, lo ravviviamo oppure cerchiamo di però vedi, la cosa è che fare un match con Giovanna Marini, match nel senso buono, voglio dire, non nessuno dei due deve vincere, ma fare un match alla pari, di stare cioè sullo stesso livello, cercare di toccare lo stesso livello di Giovanna, non è quello di, appunto, è di cercare di fare anche della parola italiana, tanto deprecata nelle canzoni, e lo capisco perfettamente, sì. Però la parola italiana ha una sua musicalità, in qualche modo, in lingua, e anche se questo è tradotto rispettando una certa metrica del verso, ma che io rispetto, non rispetto neanche mai quando faccio dei rhythm di poeti, lo spezzo sempre a seconda, lo scopro volta in volta, ma è un mio metodo personale. Comunque, cerco di creare una musicalità senza cercare di cantare in qualche modo, cerco di non recitare cantando, ma di essere molto secco e di dare alle parole un rilievo, scolpirle, cercare di farle scolpirle per fare in modo che si memorizzino anche nella percezione dello spettatore, proprio che diventino delle parole che restino un pochettino. C'è una frase, due versi che mi piacciono moltissimo, che sono tra i più felici che abbiamo fatto con Elio, e, alle 6 pulimmo le celle, alle 7 ogni cosa ristette. Quando abbiamo tradotto dall'inglese e abbiamo portato in italiano queste due righe, noi gli abbiamo fatto dei salti di gioia, abbiamo detto accidenti, ma bellissimo, alle 7 ogni cosa ristette. Sì. E allora in qualche modo rimbalza, perlomeno per noi, ci sembrava veramente infatti, la traduzione come non nella sacra notte.
ma nello sceno giorno noi ci siamo incontrati, sacro sceno. Cioè dentro, in qualche modo, è da parte di Elio e da parte mia anche una certa conoscenza di altri testi, ovviamente. Cioè, perché l'attore matura anche? L'attore matura anche perché porta nell'ultimo testo che ha fatto, se non è stupido o se non è vago, porta dentro l'esperienza dei testi precedenti e porta dentro un pochettino di un Macbeth, un pochettino di un padre di Strindberg, un pochettino di un Iago, un pochettino di un Amleto, se ha avuto la fortuna di farlo, io no. Insomma, porta dentro tutto il suo bagaglio di altri testi che sono poi anche Pirandello, per dire, scusate se salto, Pirandello ha scritto fino al 36, fino a quando è morto. Io ho fatto l'ultima cosa, non Il Gigante della Montagna, ma non si sa come, del quale vado molto fiero, ma l'ultimo spettacolo che ho fatto, Il Gioco delle Parti, in realtà l'ho modificato, l'ho rivisto in una certa maniera, proprio perché mi sembrava che Leone Gala avesse bisogno di uno spessore maggiore, e quindi gli ho messo dentro delle cose che appartengono a Pirandello, che naturalmente ho riscritto, ho avuto il coraggio di riscrivere Pirandello. L'ultima scena che non c'è è un pescare pezzi di Strindberg. Il finale, tutti mi hanno detto, un accidente straordinario quel finale, quella battuta finale che dice, ecco la cosa più grandiosa, avere la debolezza di un uomo e la grandiosità di un Dio, e la tranquillità di un Dio, la debolezza di un uomo e la tranquillità di un Dio. Non è Pirandello, è Seneca. L'ho messo dentro perché mi piaceva come finale. Ero uscito dalla stazione Termini, c'è una grande mostra romana permanente da tempo, l'ho visto, ho letto questa frase, ecco la cosa più grandiosa, avere la debolezza di un uomo e la tranquillità di un Dio, bellissimo, lo metto dentro il Pirandello, e tutti sono venuti a dirmi, ma Pirandello è straordinario, però sembrava Pirandello, perché l'ho messo dentro con lo spirito proprio con cui avrebbe potuto metterlo dentro Pirandello se avesse conosciuto Seneca, magari non lo conosceva, come probabilmente non conosceva Strindberg, ho messo dentro i pezzi di Strindberg. Cioè l'attore e l'artista mescola nella sua, alla fine, ecco perché in realtà diventare anziani ed essere non ricoglioniti è importante, perché la somma delle esperienze ti porta poi dopo a una cosa che tu gestisci, ma senza saperlo o voler farlo pesare, ma così è dentro di te. Però anche lo spettatore crea e inventa. E ieri sera ho avuto, sarà un po' la storia di questo femminicidio, di questo soldato che uccide la cosa che ama, ma mi è venuta una sorta di impressione del Wojciech a un certo punto. Sì, certo. E non solo questo, ma in quelle immagini di fantasmi, in quei corridoi del carcere, in quelle celle, in quel cielo chiuso, un'immagine di espressionismo. Un senso di espressionismo molto forte, siccome di Oscar Wilde noi abbiamo sempre l'idea un po' floreale, un po' liberty, della battuta sempre pronta, anche qui del verso sciolto in qualche modo molto elegante, ma mi è sembrato che filtrato attraverso il dolore e di fronte a quel Cristo che nel De Profundis lui chiama tutto sommato il latore di una giustizia poetica, insomma, allora mi è sembrato che in qualche misura questo spettacolo aprisse la strada, fra proprio sul confine del simbolismo, a una sorta di espressionismo, cioè a sentimenti molto viscerali, molto forti. Cioè, devo dire, racconta Giovanna, perché noi a un certo punto abbiamo chiesto a Giovanna, io mi siamo avuto l'idea, dico, ma se qui rompendo la cadenza inglese della ballata, mettessimo dentro un pezzo sacro, e quale pezzo sacro se non il De Profundis, che in realtà è un titolo di un'opera fondamentale di Wilde, piccolo diciamo masturbazione intellettuale. Non Seneca questa, non Seneca. Non Seneca, che comunque ha un suo peso, voglio dire, e quindi è molto bello. E quindi abbiamo telefonato
a Giovanni dicendo, visto che ti riunisci con i tuoi, come è nata la cosa? La sera sì, mi ha telefonato radio, tardissimo. Io stavo facendo una festa a casa con i miei allievi, perché spesso li facciamo. Eravamo tutti là, alle grotte, perché avevamo mangiato e bevuto tardi. Era stata mezzanotte, mi arriva una telefonata, dico, oddio, che succede ai bambini, eccetera. Corro a sentire, e Elio che mi dice, Giovanna, un De Profundis, ce lo fai un De Profundis? E io mi ricordo sempre di Dario, che telefonava alle 4 di mattina, Dario Fo, quando facevamo gli spettacoli, mi diceva, Giovanna, una villanella, ti prego, un'autentica villanella veneta, il testo te lo do io subito. Io sapevo che ce l'era inventato lui in quell'istante, e io inventavo l'autentica villanella, e così alle 8 di mattina lui c'era la sua villanella. E lo stesso è successo con De Profundis, perché ho detto, ragazzi, però lo voleva subito Elio poi. Allora io ho detto ai ragazzi, sentite, io vado di là un attimo a scrivere un De Profundis. Per piacere, non andate via, restate qua perché c'è da cantarlo. Allora, tutti divertiti, ho scritto questo De Profundis, l'abbiamo cantato. E ci è voluto un po', ma l'abbiamo registrato subito. E così verso le 2 l'ho mandato via mail a Elio. E basta, è arrivato il e quindi quello che è prendere un coro dei Vinazzati che... In realtà sì, e mi sono divertita molto, stavo pensando a questo fatto che si raccoglie di Seneca, io vedo. E a me per esempio nelle mie musiche non riesco mai a fermarlo, mi entra Schubert. Io sono perseguitata dallo spirito di Schubert, perché qualsiasi cosa senta, subito mi viene in mente Schubert, perché è stato così vicino al mondo popolare Schubert, e continuo a immaginare che lui avesse una balia che gli cantava le ninna nanna e i canti tradizionali tedeschi, perché infatti nei suoi leader è impressionantemente popolare, semplice. I più belli sono straordinariamente semplici, come sempre le cose più belle. E allora anche qui mi è venuto subito in mente Schubert e ho messo la prima frase di Schubert musicale, una citazione. Poi sono andata avanti invece per conto mio, lasciando il canto accordale e facendo un canto sillabico. Io però parlavo non della traduzione vostra, quella vostra mi è piaciuta moltissimo, io l'ho letto invece, non so chi è che l'ha tradotto, su un libretto, ah, beh, no, era insipida, era insipida. No, no, infatti. Quindi, è molto reinventata. Quella avete fatta, la vostra è magnifica. E così io ho cominciato a seguire sillaba per sillaba, perché secondo me il canto deve nascere, la musica deve nascere, quella vocale, sulle sillabe, non deve nascere su un pensiero pregresso, il prefatto di tonalità o di qualsiasi cosa che invade, sarebbe una musica invasiva. Invece a me piace una musica permeabile, cioè il testo piano piano la forma, e che è in fondo, vado molto indietro, il primo gregoriano, che nasce proprio da una specie di parlare su, parlare intonando, ancora si fa un pochino, sono i tropi, questo il tropo sarebbe la forma musicale più antica sulla quale il prete recita l'epistola e il Vangelo. E quindi il tropo è quello che ho fatto io su questi canti, non tutti, ma due, tre, uno è decisamente quello del muro, in terzo si alto. E quindi ho usato anche io quello che, quando uno fa le cose, usa gli elementi che ha a disposizione. E musicalmente è venuta fuori con un sillabico che diventa importante non dimenticare le sillabe, questo è il guaio. E sostituirle rapidamente in caso con qualche altra sillaba che abbia senso comunque, quindi non è facile. Però questo è venuto facendo lo spettacolo con Umberto, perché per il resto io pensavo, stavo sempre nei palcoscenici però francesi, perché in Italia prima non esisteva il fatto che io cantassi sul palcoscenico. Io ero una cantante, come si chiamavano allora, spontanea, quindi non ero nemmeno cantante, ma mi facevano fare la cantante, nel senso mi chiedevano di cantare quelle cose. E le cantavo dove capitava, dove dovevamo andare, ai Festival dell'Unità, così, ma in modo molto diverso dal palcoscenico. E entrandomi sul palcoscenico ho pensato, ecco, io sto facendo un teatro involontario, perché ho cominciato a usare dei trucchi, che poi sono quelli in fondo anche del teatro, certo, per tenere sempre viva l'attenzione e quindi appunto alzare la voce. Quando vedi che uno si addormenta gli facevo un magnifico lamento acuto, eccetera. E
E piano piano ho scritto per le mie quartettiste, secondo questa immagine sempre di pubblico che ascolta, e in qualche modo sul quale in qualche modo vuoi entrare. Vuoi, preferisti che entrasse lui, a un certo punto poi succede. E questo è, adesso capisco piano piano che tu non ti puoi annoiare a fare per 218 sere lo stesso pezzo, perché ieri sera, ascoltandoti come ti ascolto sempre, non c'era nulla di diverso nell'ascolto, ma improvvisamente ho detto, oddio, ma in questo pezzo non c'è un ragionamento, non c'è un pensiero, tutti fatti e immagini, fatti e immagini, fatti, per questo mi piace tanto. Ma mi è venuto in mente ieri sera dopo non so quante volte, e chissà che altro mi verrà in mente stasera, perché ascoltandolo si continua a scoprire cose. E questo è bellissimo. Ma lo scopro anch'io. Parola contro parola, poi. Certo. Parola italiana contro certo. Parola inglese. Ma, inglese, infatti c'è c'è un verso che dico, ma non tutti poi vanno a morire, no? Ma che non tutti vanno a morire, nel senso che mi piacerebbe farlo discorsivo, come dire, con un'intonazione aperta e non chiusa, no? Che spesso noi chiudiamo. Questo ho imparato molto da una grande attrice che era Sara Ferrati, che aveva sempre delle... Poi le imitatrici, le ragazze che imitavano Sara Ferrati, naturalmente la imitavano soltanto, un po' come si imitava, alcune imitavano Ronconi, che era un grande... nelle parole, perché la parola italiana è o la aggiri, o se la scontri, se ti scontri con la parola, bisogna veramente cavalcarla la parola, ed è difficile, cioè, è più facile in qualche modo in altre lingue. La nostra è una lingua molto difficile da recitare, perché la parola in realtà è sempre chiusa con una sillaba, non c'è mai un suono netto. Non c'è mai una consonante che chiude come l'inglese. È una lingua veramente molto difficile da dire, e specialmente poi quando fai anche dire dei personaggi che non sono italiani. Noi purtroppo in Italia, dato il nostro repertorio limitato italiano, siamo sempre costretti a recitare delle traduzioni. Io in realtà non è che recito, io recito più Masolino d'Amico che Shakespeare, in realtà, è vero, perché siamo sempre costretti a... E lì, anche lì, per dire, c'era ad esempio una... Basta una sillaba in più spesso perché cambi tutto. Per dire, facevo il Volpone di Ben Jonson e c'era una scena molto bella, io facevo Mosca, regia di Labia, e c'era Tino Carraro che faceva Volpone, e c'era una lunga scena tra me e un attore che si chiamava Delellis, che faceva Corvino, e io Mosca cercava di andare per dire a Corvino che bisognava portargli qualcosa di molto solido a Volpone, una bella donna, e lui cominciava a dire una donna, portava la donna, mia suocera, no, intanto mangiavo, e altro quanto così, fino a che finendo tutte le possibili donne che lui conosceva, arrivava al punto a cui Mosca voleva portarlo e dire mia moglie. Io dicevo genio, come tutta una finta per portarlo lì, naturalmente. Non veniva nulla. La sera invece mi diceva mia moglie, geniale. Su geniale invece di genio, due sillabe, geniale, è venuto un applauso e una risata. Era lo stesso concetto, era lo stesso concetto. C'era una musicalità, portavi avanti un discorso, l'intonazione veniva più su geniale, e poi allungavo la E, tutte le sere naturalmente ci davo dentro, naturalmente avevo una risata, non volevo perderla, e quindi tutte le sere cercavo, perché per un attore non comico, quando viene la risata, è molto importante la risata, spesso in uno spettacolo noi sappiamo che c'è una piccola, c'è un piccolo appuntamento che se lo spettatore, forse l'ho già letto questa cosa qui, forse qui proprio a proposito del prezzo di Miller, c'è una battuta che dice Massimo Popolizio e Alberiale, una battuta, se ridono quella battuta
tutta la sera rideranno, tutta la sera. Io devo ancora entrare, è un personaggio molto divertente, Solomon. E se non ridono? Se non ridono quella battuta, quella sera non rideranno anche le altre. Perché? Perché? Perché quella battuta è una spia, una specie di cartina di tornasole, e ti dà la misura di com'è il pubblico, l'attenzione del pubblico quella sera. Allora tu entri già con un tipo di sfiducia nel pubblico, no? In qualche modo, e quindi non dai il massimo di te stesso nelle cose per non essere scoperto in un tentativo di risata che non viene, che è una cosa terribile per un attore che fa un tentativo di una cosa comica e poi non viene la risata. Allora uno si tira indietro e diventa quello che io chiamo un concorso di colpa, concorso di colpa proprio, perché tutte e due remiamo contro, noi e il pubblico, e quella sera però è uno spettacolo non bello come prima, in qualche modo. Quindi sono per quello che tutte le sere uno deve stare attento, e tutte le sere rinnova a seconda del respiro del pubblico proprio il tuo personaggio, ed è quello che naturalmente non puoi recitare per te stesso. In realtà io non concepito, io non parlo le parti, non le dico mai ad alta voce, lo faccio col pubblico, proprio perché col pubblico c'è uno scambio che fa il teatro. Il teatro è proprio nella sua etimologia, è proprio quello, qualcuno che guarda e qualcuno che si fa guardare in qualche modo, e questo è quello che ti permette di andare avanti e di fare. A proposito di Pippo Del Bono, scusa una cosa, quando tu dicevi che Pippo tutte le sere ritardava, e infatti una sera io dico vabbè un po' fanno ma proprio 5 minuti prima devono stare lì a mettersi a fare queste cose. Ti ricordi, Giovanna, tutte queste cose? Budito, è come se io recitassi il Padre Nostro prima di andare in scena ad alta voce, no, andiamo in scena perché devo recitare il Padre Nostro. Però poi ritardava e dico, Pippo, ma è pieno, e siamo lì all'Argentina, sono abituati, vabbè, a Roma non è che sono abituati alla grande puntualità, ma comunque non dopo le 9, visto che è 9:15, speravo una seconda, sono 9:30. Ma sai, mi viene in mente, no, a me piace questa atmosfera, come Woodstock, dove tutti, ma Woodstock erano tutti fatti di marijuana, voglio dire, qui sono tutte signore dell'Eliseo, dell'Argentina, sono tutte delle vecchie signore che stanno già qui da un mezzo, da tre quarti d'ora, la figura è stata, non riuscivo a farglielo capire, però qualche volta mi serviva, perché io come sono, allora misurando le cose di Pippo, allora dico, questa sera mi sento la partita alla radiolina, e quindi se va su un quarto d'ora dopo riesco a sentire il primo tempo, poi dopo entro io, c'ho un quarto d'ora, passa l'intervallo e dopo naturalmente posso sentire anche il secondo tempo. Mi ricordo che era una finale proprio della Juventus, però. E invece quella sera andò su, lo lasciai andare tardi così tranquillamente, e invece poi la partita va ai tempi supplementari. Quindi c'avevo proprio la processione durante i tempi supplementari. E allora ho preso la radiolina, me la sono messa in tasca e c'era questa processione, e mi sono messo l'auricolare. E seguivo questa cosa con l'auricolare. Pippo, che vede tutto, mi fa, cos'era? E tu sentivo l'auricolare, ho visto una processione l'altro giorno di gente normalissima che sentiva la radio, ho cercato di riprodurre la realtà, bello, bellissimo, tiro sempre, che tengo sempre, mica tutta la sera per la partita, no? Questo avviene anche in teatro, avviene anche questo, avviene anche questo. È difficile però che vi aspettiate la risata sullo spettacolo che state presentando. No. E se è così difficile, mi chiedevo questo, i teorici russi dicono c'è un seme dentro il testo, dentro il copione, dentro lo spettacolo, cioè un punto in cui l'attore si concentra particolarmente, da cui poi irradia l'interpretazione. C'è questo nel vostro lavoro, in questo lavoro che presentate? C'è un verso in particolare, un punto fondamentale dello spettacolo su cui voi in qualche modo entrate in fissione? È quello che ci permette alla fine un po' di riunirci e staccarmi dal libro e dalla lettura, di fare in qualche modo un duetto con lei, che sembra quasi un duetto, prendo il microfono in mano, quello a gelato, e quindi dialogo con lei, e lì traduccia, e lì è il punto più difficile anche per noi tecnicamente, perché quando non lo facciamo da 12 mesi e poi dopo dobbiamo ricordarci gli incastri, non è facile.
Però ho detto sempre Giovanna, andiamo avanti, l'importante è non far dei vuoti. E quello non so che corrisponde in musica, ho detto lei, ma io in teatro non è mai successo, però se, per me è successo una volta, me l'ha insegnato Davia, se non so cosa dire, se mi perdo la battuta dico tabaccheria. La gente dice, ma che ti ha detto? Non fa tempo a sentire che cosa ho detto, sono già avanti. Tabaccheria, avrà detto vado via, andrò via, però beh, un suono, tabaccheria, parte via, quindi non ho fatto la pausa, non do l'impressione, e anche ieri sera un attimo ci siamo un attimo incrociati, però ce la siamo portata a casa, comunque no, Giovanna, ce la siamo portata a casa ieri sera, comunque, anche se ci siamo un attimo incrociati in una cosa che oggi rivediamo prima dello spettacolo. Sì, ma è stato sempre pieno tutto. Sì, sì, sì. L'abbiamo riempito. Ma Giovanna dice giustamente che io lo so, quando ad esempio faremo un doppio spettacolo sabato, il problema è che quando fai il secondo, quando attacchi una canzone, una ballata, hai l'impressione magari di averla, questo l'ho già detta, e invece non è, questo l'ho già detta, per cui infatti le prove io le faccio un po' lontane, proprio per questa ragione, perché lo capisco benissimo, quando fai un doppio spettacolo, specialmente, ma questo l'ho già detto, deve ancora venire, ti può venire anche questa. Provate ancora? Sì. Sempre. Sì, sì. È bene provare sempre, sì, per i ritmi, le cose. Sì, proviamo ancora. Perché poi io provo in inglese. L'inglese potrebbe essere la mia lingua, però è tanto che non lo parlo più vivendo. Perché l'infanzia l'ho passata tutta in inglese. Infatti la pronuncia è molto buona. È inglese, vero? Sì. Ecco, come ha detto una professoressa giovane con la classe di bambini, mi ha detto, ecco bambini, vedete, questa è una pronuncia shakespeariana. Sono vecchia, ma mica tanto. Tra l'altro... L'inglese shakespeariano, duro, a me piace l'inglese duro, quello giusto, quello antico. No, quello americanizzato. Sì, no, ma infatti è molto, molto idiomatico, ecco, quello sì, che si sente, sì. Quindi è anche molto musicale, peraltro. Deve essere così, sì, con l'inglese per eccellenza. Tra l'altro colgo l'occasione di ricordare che è stato pubblicato recentemente un libro sulla lezione di Giovanna Marini, di Paolo Crespi, che potete trovare qui, poi all'uscita. Allora, per ritornare ai progetti per il futuro. Il futuro, mi spiace moltissimo di non riportare qui un spettacolo che fu molto amato, che era Copenaghen di Michael Frayen. Bellissimo. Bellissimo spettacolo, purtroppo era già programmato al Carignano per 2 settimane nel mese di gennaio, ma Massimo Popolizio, dopo aver diretto Il Prezzo e aver diretto Ragazzi di Vita, finalmente è diventato un regista come io sapevo che sarebbe diventato, e gli è stata offerta una direzione un'opera all'Opera di Roma, in Bastanieri di Verdi, e quindi mi ha chiesto un periodo, ho dovuto far saltare Torino, mi dispiace enormemente, anche perché Mauro Gadro di Torino ha fatto lui la regia, e quindi l'anno prossimo rifaremo per tutto l'anno il Copenaghen, Massimo Papolizio. Senza venire, senza riportarlo. Purtroppo qua, non so, purtroppo, purtroppo è non. Stato forse solo una settimana. Non credo due, forse. Addirittura. Però non so, tu lo sai meglio di me. No. Ma comunque mi spiace, d'altronde non sono riuscito a trovarmi un buco, anche più tardi, alla fine, anche intanto a Torino si fa teatro fino a giugno tranquillamente, sì, non c'è problema poi al Carignano, quindi per tutto l'anno sarò impegnato lì e basta, questo comunque sono problemi della mia compagnia, poi ho uno spettacolo che qui non posso solamente portare perché è stato fatto uno spettacolo, l'Hotel del Libero Scambio, che è stato fatto proprio qui da dei giovani, no? L'anno scorso l'ho venuto, però è molto diverso, è che è della mia compagnia, ma che l'ho bloccato perché forse mi ci metto dentro io per fare proprio un personaggio comico, o voglio fare un personaggio comico, per cui... Ma con quella riduzione della no, un trattamento mio e di Roberto Valerio. Comunque, questi sono i progetti. E Giovanna Marini, qualche milanella del 500 originale, qualche De Profundis...
mozartiano. Io intendo dire che cosa faccio. Ho veramente fatto, adesso ho finito la vita nuova di Dante. E mi sono divertita molto, ho fatto per quartetto di sassofoni e un soprano. E sono passata alla voce lirica per una volta, però moderandola moltissimo, perché deve anche lei sapere che la nota non ha confini, deve sconfinare, insomma. E spero, non so, io spererei sempre di tornare in Francia, veramente, perché in Francia si sta bene, si sta bene naturalmente parlando. E quello... Non sappiamo adesso cosa succede, veramente. Cioè non... I teatri, ha capito? Cioè, tutto questo... quello che aveva fatto il grande come si chiamava? Grande, quello che ha fatto proprio il circuito teatrale in Francia. Oddio, adesso non mi viene, mi verrà fra un po'. Un grande scrittore che ha scritto la. E ha fatto il circuito teatrale francese, per cui ci sono le maison de culture dappertutto, ma anche in paesi piccoli a Lourdes. Marou, ecco, grazie, sì. C'è e quindi lì ci sono questi dipendenti dello Stato che sono i direttori della Maison de la Culture. Vanno a Avignone, a Parigi, a vedere i teatri, gli spettacoli, e poi questi spettacoli girano per tutte le prefetture e sottoprefetture francesi. E quindi ci sono dei giri lunghissimi che si fanno. Noi abbiamo girato col quartetto in Francia e Pippo sta facendo la stessa cosa, sempre per questo fatto. Perché in Italia, io non so la storia del teatro in Italia come è andata, ma c'erano dei circuiti, l'ERT era un circuito. Grazie, certo. Sì, sì, ma è quello che si vorrebbe, che la legge avrebbe voluto fare ora, cioè di avere tanti teatri nazionali, sì, che devono fare, ma non c'è... Non c'è lo Stato. Non c'è lo Stato, non c'è la cultura, non ci sono nemmeno i bacini. O è più fragile. Non ci sono i bacini di utenza, come si dice, come ci sono in Francia, in Belgio o in Germania. No? Ma la gente va al teatro. Accidenti se va, no, si è andato in giro molto. Perché c'è lo Stato. Noi speriamo, adesso siamo in accordo di portare proprio questo spettacolo in Francia, perché è veramente un peccato, perché Giovanna è veramente molto, molto nota in Francia. Io l'ho visto, ho visto delle platee a vedere il suo spettacolo proprio nel giorno di riposo di Urlo alla Carriera di Bourbon a Avignone, pienissimo, e poi anche alla Rond-Point quando facevamo Urlo. E quindi io penso a questo spettacolo, che in realtà ha una particolarità, perché stiamo studiando appunto dei sottotitoli in francese, per cui riunisce tre lingue praticamente, una letta naturalmente il francese, un'altra la mia italiano e un'altra la sua in inglese, e quindi è uno spettacolo assolutamente esportabile. E recitare in francese non ci avevo mai pensato. Sì, Urlo ho dovuto, ma però... Ma non Oscar Wilde? No, non credo, non ha senso, cioè non ha senso anche in italiano in qualche modo, dovrebbe essere fatto in inglese, voglio dire, ma recitare in francese proprio non ha senso. Invece Urlo... l'abbiamo tradotta in je ne sais pas dire si la loi c'est juste ou non juste, mi ricordo, vuol dire. Sì, sì, ad Avignone l'ho fatto in francese. Ma davvero? Sì, ma intanto era registrato, era tutto registrato. Io poi recitavo registrato. Perché recitavo registrato in Urlo? Perché non sapevo bene che cosa Pippo volesse fare di me quando ho detto voglio fare uno spettacolo con te. Per cui gli ho portato tanto materiale. Ma bello, bello, bello. Allora, invece, per non imparare la memoria, ho detto, te lo registro, allora ho tutto lo spettacolo. No, quello che dicevo io, è stato registrato in un palco del Teatro Storchi di Modena, con zitti, zitti, buoni! Dai, vai. Io non so dire se la legge è giusta o la legge è ingiusta, so soltanto che noi andiamo in carcere, circondati da mura troppo alte, dove ogni giorno è lungo come un anno fatto da giorni lunghissimi. E questo posso dire, e questo che dicevo in realtà in Urlo. Ed era registrato. A volte Pippo mi diceva, stasera era meglio. Se lo meritava la auricolare, Solo meglio. Però aveva ragione lui. Perché quella sera, in realtà,
mi ero seduto, c'è un mai, mi sedevo su una sedia e mi sedevo finendo la battuta, e a volte invece mi assestavo, e naturalmente non gli piaceva di più quando finivo la battuta, e gli sembrava che anche la voce, che era sempre quella, fosse cambiata. E questa è la magia anche della cosa, no? È curiosa, è un esempio veramente di unione tra il fisico e la voce. La voce resta sempre un particolare, comunque. Particolare, piccolissimo, insignificante, per cui la cosa era così. Non so se siamo venuti con Urlo a Torino, ti ricordi? Sì. Con Urlo a Torino. L'abbiamo visto qui, no? Dove? A Fonderie. Lo raccontavo l'altro giorno, quando si fanno queste specie di incontri, fatalmente si raccontano le stesse cose, ma non importa, sono abituato, quando con i miei compagni facciamo questi incontri, quando preferisco in genere con i miei compagni farlo da soli perché parlano del loro personaggio, quindi una noia terrificante. Invece, insomma, si è un po'. Poi soprattutto abbiamo il pudore di parlare perché ce lo siamo detti già la sera prima a tavola quella cosa, per cui tante cose li tirano via, mentre con voi a tavola non sono stato, per cui posso parlare tranquillamente. Ma Pippo Del Bono, ne parliamo perché in realtà ci ha uniti lui, in qualche modo ci ha fatti incontrare, ha una compagnia molto particolare, è un personaggio di grandissimo, non dico spessore, ma di grande teatralità. Il pezzo finale di Urlo, che è reputato da tanti un pezzo abbastanza suggestivo di teatro, quando Bobò, il soldo muto, il celebro reso, Bobò, l'icona ormai della compagnia Pippo Del Bono, che non sente, che non parla, il soldo muto, tutto quanto così, ma riesce a stare in scena tutte le volte in una maniera veramente che cattura l'attenzione, no? Quante volte siamo stati in quinta a guardare cosa faceva Bobò, perché camminava, se doveva camminare da signore, oppure era piegato, se doveva essere una persona più miserabile, fumava, accendeva la sigaretta in una maniera differente da spettacolo a spettacolo. Non ho mai visto, solo Humphrey Bogart accendeva la sigaretta meglio di Bobò, veramente, accendeva la sigaretta, fumava, non fumava nella vita. Faceva dei versi incredibili. E allora dico, Pippo, ma cosa faccio io in questo spettacolo? A parte di queste due cose qui che dico. Ma mi piacerebbe moltissimo che avere voi due, te che della tua vita, cioè della tua professione è costruita sulla parola, e invece Bobò la sua professione è costruita sull'assenza di parola. Allora, bello come idea, metterlo in pratica non è facile. E quindi ci è venuta questa idea del pallone, lui amava molto il pallone, questo pallone che calciava, e mentre diceva questa cosa, Pippo poi diceva, io mi ricordo quando il prete mio, al di là della cosa, calciava il pallone, molto quanto più entrava e ci annullava questa immagine. Questa non l'ho mai detta a nessuno, ma questo pezzo che Pippo diceva nel finale, che era sul pallone, che lanciava il pallone al di là, tutto quanto così, glielo scrissi io a Pippo a Modena, dicendo che era di Pasolini. Era abbastanza facile che potesse essere di Pasolini, perché parlava del pallone, il suo gioia del pallone, i corpi, era credibile, no? E diceva, ma sei sicuro? Leggi Petrolio, e naturalmente al dire Leggi Petrolio, come De Profundis, Leggi Petrolio, e figurati se Pippo va a leggere Petrolio. Pippo è straordinario, perché Pippo ha fatto grosso Petrolio, appunto, per quello che dico, dove lo trovo in Petrolio questa roba, che non lo trovo, quindi sicuro che non leggesse, infatti è andato avanti come se fosse un pezzo di Pasolini, invece era mio. Ma Pippo è straordinario, perché Enrico V di Shakespeare è bellissimo, perché si limita al primo atto e al secondo, perché lui non ha letto il terzo, il quarto, ed è bellissimo per quello. E mi piace poi, perché Pippo è geniale proprio, mi manca molto Pippo, ho voglia di tornare a fare un lavoro con Pippo, sì, ho voglia di tornare con Pippo, perché era anche come tipo di compagnia,
quando diceva Giovanna alle isole della Réunion, io sono andato per vedere, perché la compagnia di Pippo Del Bono è una compagnia di persone anomale, che non sono attori. Un Down, un Cervo Reso, il Puma che batteva le cose, Nelson che naturalmente ci ha lasciati alle isole della Réunion. Lui è venuto a fare il check-in, ha lasciato la borsa e poi sono andato via, si è chiuso il gabinetto, noi siamo partiti, non c'era più questo attore. E poi ho scoperto dopo in viaggio che questo attore non prende aerei se non la Swissair, che non c'era già più da 5 anni. Per cui questa borsa all'aeroporto di Orly, dove dovevamo prendere un treno per andare all'aereo per andare a Rugno, questa borsa circolava ed era il periodo del terrorismo, un periodo tremendo. Allora tutti fermi all'aeroporto di Coso a far saltare la borsa. Ora nella borsa tutti i vari componenti della compagnia portavano un pezzo di scenografia o un pezzo di trovarobato o un pezzo di vestiti che servivano a loro. Per cui questa borsa fu fatta saltare, dentro c'erano pezzi che servivano anche a fare lo spettacolo. E Pippo però non butta via niente, come col maiale. Ha messo uno spettacolo, attenzione, ha messo un pezzo che tutti parlavano molto, attenzione, questa roba del terrore. Che c'era questa cosa, è nata da quella cosa lì, quindi veramente è straordinario come fa nascere, da piccole cose fa nascere un fatto teatrale. Devo dire che in conclusione adesso dobbiamo rassicurare il pubblico che voi veramente recitate Oscar Wilde, è un qualcosa che avete combinato tutte e due in una camera d'albergo, è veramente Oscar Wilde. Usate gli aneddoti che sono sempre un po' la nostra... Ma certo, molto graditi. Ed è anche, devo dire, lo scaguardo più doloroso, più esistenziale, ed è uno spettacolo che riconduce ogni spettatore a se stesso e di cui dobbiamo ringraziare questi straordinari interpreti. Siamo aperti. Siamo aperti un po' avanti questa sera. E prima di darci la rivederci, io avrei piacere di richiamare un cenno che ha fatto il professor Perrelli al fatto che a Giovanna Marini è stato dedicato questo libro. Abbiamo qui con noi l'autore Paolo Crespi e potrà essere anche acquistato a chi ha piacere. Questo è un libro sulla carriera di Giovanna Marini con un'antologia in fondo delle sue canzoni, con un capitolo anche di Umberto Orsini, e Paolo Crespi è venuto con questo appuntamento già organizzato per offrirvi anche questa opportunità in più. Quanto a noi, per retroscena, ringrazio i fedelissimi, ringrazio i nostri ospiti di questa sera, un grazie al professor Perrelli. E ci diamo l'arrivederci per il 15° appuntamento, mercoledì 24 maggio, che forse è anche un famoso anniversario, giustamente, va in scena Il nome della rosa, la prossima produzione dello Stabile di Torino, con la regia di Leo Muscato, da Umberto Eco al Teatro Carignano. Ne parleremo qui all'ultimo appuntamento di retroscena. Quindi grazie a tutti e arrivederci tra 15 giorni.